Mi chiamo Mauro Bonaventura, sono nato a Venezia nel 1965. All'età di 18 anni mi sono diplomato in elettronica ed ero in cerca di un primo impiego. E casualmente un signore che abitava sopra il mio appartamento mi dice: Mauro, io lavoro in una vetreria e abbiamo bisogno di un garzone. Se ti interessa, se non hai ancora trovato un lavoro, puoi venire da noi a lavorare il vetro. Io ho accettato e sono entrato in una vetreria il giorno dopo che non avevo mai visto prima in vita mia. Proprio il vetro per me era totalmente sconosciuto fino ad allora. E mi sono innamorato di queste masse incandescenti, questi maestri che soffiavano il vetro caldo, una cosa fantastica. Sono rimasto abbagliato e ovviamente sono rimasto a lavorare lì, addirittura per lunghi 9-10 anni. A livello creativo ero un po' soffocato perché nelle fornaci di Murano si lavora si chiamano piazze, sono dei gruppi di persone, 4, 5, anche 8, che lavorano tutti assieme, non sei mai indipendente, non puoi mai fare quello che vuoi, se hai un'idea, qualcosa da esprimere da solo, non puoi. E un po' anche perché il lavoro era veramente duro, faticoso, l'estate era molto molto caldo, un po' mi ero stancato della fornace e volevo proprio cambiare lavoro. Fatalità, una sera casualmente in una pizzeria incontro un amico che anche lui lavora al vetro e mi dice: io lavoro a lume. E io ho detto: ma che cos'è questo lavoro a lume? Io non ne avevo mai sentito parlare prima, eravamo nel 1993, io non avevo mai visto lavorazione a lume in vita mia. E mi ha detto: guarda, se vuoi venire a trovarmi, vieni e ti faccio vedere come funziona. Alla fine il vetro è sempre quello, la lavorazione è un po' diversa, lavora con la fiamma sul tavolo. E il giorno dopo ero già da lui e mi sono seduto con lui, mi ha insegnato i primi passi, diciamo così, e ho imparato abbastanza velocemente grazie ai 10 anni di esperienza precedente che avevo nella vetreria. E così, dopo un paio d'anni di pratica con lui, ho deciso proprio di addirittura di aprirmi una partita IVA, di aprirmi un negozio da solo. E sono rimasto un'altra decina d'anni in negozio a lavorare, a produrre e anche a vendere al pubblico. Però anche questo era un problema per quanto riguarda la creatività, la possibilità di esprimersi, di fare cose nuove, perché in un negozio c'è sempre gente che entra, gente che esce, orari prestabiliti, è tutto complicato. Io volevo uno studio proprio dove potevo stare da solo, concentrarmi e fare le mie opere senza avere nessuno che mi disturbasse. E così è successo che nel 2003 mi sono aperto lo studio, grazie al quale riesco a lavorare serenamente. La scuola di elettronica mi aveva dato una formazione molto scientifica, dove si studiava fisica, matematica, tecnologia, materie scientifiche e io avevo carenza delle materie umanistiche, tutto quello che riguardava l'arte. E allora ho avuto il coraggio di iscrivermi nel 90, no, nel 99, mi sono iscritto al liceo artistico di Venezia e per 4 anni di sera, dalle 5:30 alle 11, sono fatto il corso. Un'altra maturità che mi ha permesso allora di studiare anatomia, pittura, scultura, figura, architettura, storia dell'arte e tante materie delle quali ero, diciamo, crudo con la scuola precedente. E questo mi ha permesso di ottenere delle forme migliori, delle proporzioni migliori, sia la figura umana meglio. E quindi questo è il mio percorso. Ho fatto tante mostre in Italia, all'estero, ormai da molti anni, e addirittura sono qui oggi e mi ritrovo ad aver addirittura vinto un premio totalmente inaspettato, grazie all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia.